Dopo c'è già la discesa, arriviamo ai piedi del lago, poi ci sarà il percorso di 3 km e mezzo a fare il giro lago perché vale la pena, e dopo faremo un pranzo e ritorneremo in albergo. Ok. Pericolosità non ce n'è, è proprio veramente un percorso molto panoramico, molto suggestivo e particolare, perché passiamo, si chiama Glare, che la Glare sarebbe questa roba qua per noi. Ghiaia. Esatto, vedrete, quella che passeremo non è una vecchia miniera, ma era proprio la caratteristica di questa zona, è la montagna che si è frantumata negli anni e ha creato questo paesaggio quasi lunare particolare, perché l'abbiamo visto al lago di Tone. Bene. Siamo già nel gruppo del 30, sì. Bene chiarire, siamo già nel parco, sì. Quindi c'è la salita, come diceva Fabrizio, ma quando c'è la salita poi troviamo anche la discesa. Un vecchio proverbio diceva che endos in abuso al fanguarizza, tradotto, un dosso e una buca fanno il piano. Ah, si fai la media. Ho chiamato così per domande, no, perché mio capo mi aveva chiamato, ho chiamato che prima dell'anno, in serio da quello che è. Abbiamo fatto un po' in fretta e furia quando abbiamo fatto oppure fa il codice 6. Passare. Grazie. Non ci sono mai le foto. Thank you.
croste. Non l'ho messo, è che era un post vecchio, ogni tanto bambina. Qualcuno ti scrive sopra. Ecco perché lei si è iscritta. Ma però... Silvia, tu vai alla Godigarda? No, no. Dico, ma io ti ho visto. Quando vai giù, ho cominciato a fare della ginnastica con i bilancieri. Ho detto, ma come prendi il respiro? Perché dopo tanto... Te non ti affannare quando sei lì, fermo, tanto invece Allora facciamo il video e poi lo postiamo. No, di questo sentiero. Ah, è bello perché un po' sale, un po' scende. È piacevole. No, e qui niente, ti dà gli alimenti, dopo tanti. E con i pesi, qualcosa lì? Dov'è? I pesi. Oh, andiamo un po' qua. No, no, non c'è. Allora. La comitiva. Qui c'è lo scalino. Ah, grazie. Le gambe, come sono vestite su? Ah, però allora 3 giorni in montagna. Domani farai il massaggio in queste... Quello l'ho staccato dallo zaino vecchio. Vai pure. Vado? Sì, tranquilla, tanto dopo. Dopo sistemi tutto. Perché non tieni i bastoncini? Gesù era un ripetente.
Adesso Silvietta, hai portato la mezza forma, il salame, il no, ho un pezzo di grana, era bellissima. Non ho imparato tutto io. Bene, bene, facciamo. Il giro quando abbiamo unito la Val di Rabbi alla... Sì, quei 3000 metri di dislivello, esatto. 50 km. Bazzecole. Che mi stai dicendo? Prendi questa mano. Ciao! Non vediamo mica prendere eccessivo. Dopo vai, vai con la pancia fino a... Vabbè, ma c'è Mauro che ti sta riprendendo, mi sei carica di diretta. Prendi la QB. Vedi te? Caso di caduta. Fatemi sposto. Paga le mani alle tavole. Le mani alle tavole e non c'è Bravo, bene. Io non sei bravo, no, lo diciamo dopo. Buona, non dire bravo. Non cominciare. Non cominciare. Diciamo sempre. Tutto le pesi. Preparati. Ma che domani anche fare. Allora, ovviamente facciamo un po' alla volta, da là in fondo ai tavoli, perché se la facciamo alla fine, facciamo lo separamento. Abbiamo preparato a te una porzione di pollo. Fermi. Lui ha il pollo, le patatine. Perfetto. O ha le alette di pollo con le patatine o l'altra americanata che le costine di maiale. Cosa sono le pirips? Costine di maiale. Una di queste tre cose potete scegliere. Un alla volta. Sì, faccio partire io. Se servite un po' alla volta, prendete, mettete la vostra bibita, la birra, la lanciate al tè, a testa e mangiamo un po' alla volta. Ovviamente partiamo piano piano dalla parte che volete voi, un po' alla volta. Vieni qua. Mi vedi? Black! Black! Lavoriamo a quei 50 metri di salita, piano di salita. Black, vieni qua. Vai da Mauri, dai. Bravo, bravo. Black. Eccoli, bravo. Black. Bello, bello. Ottimo, ottimo. Molto grazie. Chiedi se posso fare. Ecco, sai no? Aspetta, dona! Vedi una sola mano, mi dai l'altra? Dov'è l'altra mano? Dov'è? Ma come sorride?
adesso cadiamo, eh. Io non ho ancora capito tua madre cosa ha fatto. Non so, tutto documentato, eh? Infatti non lo capiamo. È indefinibile. Pioveva. Ma io no, ho promessa anche il tettone. Madonna col Brenta così. Che roba!
Andare a ripetizione. Senti Piero. Dai, vabbè. Però bisogna che troppo sono nel tavolo. Ce l'ha qui, eh? A un certo punto la seguo lì. E verrai. E mi mettelo. Io invece sono mangiata la cipolla. Cosa hai mangiato? Dai! Prendi l'acqua turchese, non è che ti interessa di me. L'acqua turchese piuttosto che le foglie un po' gialle. Bella, quella quando me la mangio la sparo subito, lo so, poi io comando il mio divano. Sei vecchia e ti vanno a trombattone.
però insomma lo facciamo già su. Però facendo il forza ritorno non fai la discesa, facciamo scendere ragazzi, cominciamo a scendere, la fai fare a forza perché devi salire per andare. Siamo ritornati qua, c'è il banchetto da mangiare, non c'è più. Vai, 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 vai. Io devo prendere qua. Vai, 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 vai. Tranquille. Ah, se ne va via, guarda. Vieni qui, Black. Non ti ho mica detto. Però che fa meno corse. No. Sì, per tranquillo adesso, fai durante la giornata, adesso calma lui.
6 del mattino. Direi di sì. E l'altra sera, la domenica alle 14:47. C'è la mia videocamera, okay. C'è la mia videocamera che mi prende. Avanti, avanti. Vai, vai. Dopodiché, guardate che meraviglia qui. E quindi comunque sta andando bene adesso. Beh, fa un effetto. Eh? Ho detto fa un effetto. Non guardate. Esatto, allora, sì. Qui c'è una piccolina. Oh, super. Hai ciò. Lo facevi il centro? Sì, l'hai fatto la giù. Sì. Arrivati, papero! Ah,
devo fare il patentino per giocare Inter la Serie B. Guarda, questa è la mia. Oh, io, Falesia, mi sono portato a casa.